Sì, grazie. Allora, la vicenda che riguarda la sede di via Porti Fiocca del settimo municipio è una vicenda che è stata sollevata anche presso il municipio stesso e un pochino, diciamolo, strumentalizzata. Adesso noi cercheremo di ragionare al di là delle strumentalizzazioni. E so che anche l'assessore De Santis è intervenuto presso il municipio. E diciamo, all'esito della votazione che c'è stata presso il municipio di astensione della stessa mozione analoga a quella presentata dal PD Capitolino, la stessa Presidente Lozzi ha chiesto al direttore Menichini la riapertura dei servizi anagrafici. Per questo motivo noi possiamo votare sì a questa mozione. Rappresentando l'interesse dei cittadini e tenendo presente che la chiusura era dovuta semplicemente al fatto che il ridotto personale non permetteva di fornire in periodo Covid iniziale i servizi in entrambe le sedi. Quindi voteremo sì a questa mozione convintamente perché riteniamo che ora si possa procedere alla riattivazione dei servizi anagrafici. Grazie.